la violenza contro le donne, un fenomeno globale, ignorato, accettato. Il mio vestito è la mia scelta è lo slogan usato in Kenya per denunciare l'aggressione contro una ragazza vestita con abiti considerati indecenti. Poche ore dopo la marcia di Nairobi si è verificata una seconda aggressione. In Uganda, invece, le donne venivano aggredite perché indossavano i pantaloni. La polizia del Kenya ha arrestato 10 uomini, ma basta pagare una multa inferiore a un euro per uscire. Il sistema della giustizia è complice, denunciano gli attivisti per i diritti umani. Le donne subiscono sempre più violenza. Non solo umiliazioni, ma anche violenze sessuali e stupri. E non è possibile dare la colpa all'abbigliamento, perché abbiamo avuto casi di violenze su nonne di 80 anni e bimbe di 7. Nel mondo 120 milioni di ragazze sotto i 20 anni, una su 10, sono state costrette a subire abusi sessuali. Più di 130 milioni di bambine e di donne sono state sottoposte a mutilazioni genitali. In Africa ogni anno sono a rischio 3 milioni di bambine. Una donna su 7 rischia di essere violentata nell'arco della sua vita. La violenza domestica invece non ha confini. 3 donne su 10 sono vittime della violenza del proprio partner. Rokhaya Parveen è vittima di suo marito. L'uomo alcolizzato le ha deturpato il volto e il corpo con l'acido mentre dormiva con i suoi figli. Ha perso l'occhio e l'orecchio sinistri. Uno dei bambini è rimasto ferito alla schiena. Da 18 mesi non riesce a dormire a causa del dolore. Non può lavorare, si sente dimenticata, abbandonata nella sua angoscia. Oggi è toccato a me, ma domani un'altra donna subirà questo destino perché la legge non esiste per i poveri come noi. La legge è solo per i ricchi. Tuttavia, ogni volta che prego, maledico mio marito dal profondo del mio cuore. Giorni fa in Honduras sono stati ritrovati i corpi sepolti di Miss Honduras e di sua sorella maggiore, Sofia Trinidad. Il fidanzato di quest'ultima ha confessato di aver ucciso per gelosia. La giovane aveva ballato con un altro uomo.